La città resiliente è un concetto che noi abbiamo studiato come CREA in diversi progetti di ricerca e abbiamo definito in vario modo in funzione di alcune caratteristiche ecologiche tra cui la pioggia, i suoli, la qualità delle acque e soprattutto le interazioni socio-economiche nelle città di più grande dimensione, ad esempio sopra i 3 milioni di abitanti. Tra le altre cose che abbiamo scoperto nei nostri progetti, soprattutto riguardanti Roma, è il problema delle piogge dilavanti rispetto alle superfici sigillate. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è andare a studiare il diverso grado di sigillamento dei suoli nelle aree urbane, correlandolo alla densità di popolazione e in particolare studiando le aree ad alta densità di popolazione o ad alta densità di lavoratori insistenti in un'area e le aree a bassa densità. Ovviamente nelle aree ad alta densità di popolazione è normale avere un indice di cementificazione molto elevato, il che è legato al fatto che in quelle aree insiste una quota di popolazione molto alta. In quelle aree le soluzioni ingegneristiche sono le soluzioni migliori per poter ridurre eventuali rischi dovuti all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dei suoli dovuti a una mancata percolazione delle acque nei suoli totalmente cementificati. Il problema però si pone in tutte le aree in cui l'indice di cementificazione è molto elevato ma la densità di popolazione al contrario è molto bassa. In queste aree noi abbiamo proposto tutta una serie di azioni soprattutto indirizzate agli architetti, agli urbanisti e più in generale alla pianificazione del territorio per ridurre il tasso di sigillamento dei suoli e per poter avere delle soluzioni architettoniche ad esempio di parcheggi o di cortili interni degli edifici o di aree verdi marginali in cui il suolo è totalmente libero dal cemento, ma è calpestabile sia dalle autovetture private o dai mezzi pubblici, sia dall'uomo, in modo tale da assicurare la massima calpestabilità e la massima accessibilità a tutti gli utenti e ai fruitori di queste aree, anche in ambito strettamente urbano, ma consentire ad esempio alle piogge di percolare completamente nel suolo. Le piogge, in particolare le piogge acide che contengono numerosi inquinanti, quando percolano nel suolo in modo diretto, cioè in modo verticale, consentono al suolo di effettuare almeno una parziale depurazione di tutti gli agenti atmosferici inquinanti che sono contenuti nelle piogge e nelle precipitazioni di tipo meteorico, inclusa, pensate, anche la neve contiene numerosi agenti inquinanti in ambito urbano. I suoli e le piante in ambito urbano possono depurare in maniera molto efficiente sia da metalli pesanti, che sono un componente molto importante dell'inquinamento all'interno delle precipitazioni, sia di altri componenti di particolato altrettanto importanti e difficili da filtrare. Con questi sistemi di sealing zero, cioè di sigillamento, il sealing è una parola inglese che indica sigillamento dei suoli, con il sigillamento zero noi riusciamo anche in ambito urbano a ridurre anche il rischio di inondazione, perché se le piogge percolano verticalmente alla loro asse di caduta consentono un'infiltrazione più efficace e un assorbimento diretto e veloce in tutte le condizioni di piogge estreme. Ricordiamo che le piogge estreme sono eventi normali, soprattutto in ambito urbano dove sono presenti le isole di calore, sono isole che in qualche modo attraggono i temporali, le cellule temporalesche, e di conseguenza questo problema non è un problema del presente e del futuro, c'è sempre stato anche in passato, ce lo dicono le nostre analisi di serie storica, e quindi noi dobbiamo agire affinché le città siano più resilienti non rispetto solo al cambiamento climatico ma anche rispetto al clima che già c'è, e in questo modo con il sigillamento zero noi riusciamo ad avere un controllo maggiore delle piogge di dilavamento e soprattutto di ridurre gli agenti atmosferici inquinanti che percolano nel suolo e non vanno direttamente in fogna e nei sistemi fognari drenanti che poi arrivano nelle falde o nei fiumi e arrivano al mare con scarsa probabilità di essere depurati al 100%.